Ciao a tutti ed eccoci qua con un nuovo video su eFootball 2025, ragazzi. Oh, pensavo di sbagliare di dire 2024, me lo sono ripetuto non so quante volte che dovevo dire al prossimo video 2025, ce l'ho fatta. Allora, ragazzi, 2025 e questo, ragazzi, è il mio secondo video. L'altro l'avevo registrato giovedì scorso e io non ho toccato questo gioco. Ragazzi, vi faccio vedere che non ho fatto neanche una partita. Quindi per tutte le cose, delle nuove cose, nuove modalità, come si muovono i giocatori, spero che siano rimaste uguali, ma devo ancora vedere. Mi sono arrivate tantissime, ma tantissime richieste di moduli nuovi per questo FUT 2025. Ci inizio a lavorare appunto da oggi che è lunedì e ragazzi siete in tantissimi, siete più di 6 persone, mi sa siete 6 o 7 che mi avete chiesto un modulo, alcuni di modificare quello vecchio per certi motivi, altri proprio di creare uno nuovo, altri sono nuovi e quindi mi hanno chiesto con un nuovo abbonamento di fare un modulo completamente nuovo. Ragazzi, ci sto lavorando, un po' di pazienza. Nell'arco di questa e la prossima settimana consegnerò tutti i 6-7 i moduli che mi avete chiesto. Quindi, se qualcuno adesso si abbona, vorrà dire che andrà chiaramente in coda, ma chiaramente ve lo dirò, ve lo scriverò per ognuno di voi in privato per i tempi. Allora, ragazzi. E intanto spero che state bene, spero che vi state divertendo con queste Football 2025. Come vedete, là in alto ci sono 60, sono i giri che andremo a fare tra oggi e domani. Questo video e il prossimo non sono video di gameplay, non sono moduli, ma è spacchettamento. Sul mio canale non ce ne sono tanti, quindi ho pensato: sono tanti, sono 60, li andiamo a dividere in due video, parte 1 e parte 2. Prima di iniziare, però, vi voglio ricordare che in descrizione al mio video trovate il link alla mia pagina di Instagram, il link al mio gruppo Telegram che è gratuito e poi anche il link per abbonarvi, perché no? Se volete un modulo costruito su di voi o delle build o semplicemente qualsiasi cosa che volete sapere su football con l'abbonamento intermedio avete tutto. Invece con il base avete, che non è poco ragazzi, dei moduli fantastici. Siamo già arrivati a 11. Mercoledì può essere che ne esca un dodicesimo e poi dopo uscirà anche un video dove farò per gli abbonati. Ho fatto bene ad aspettare a farlo perché ci sono delle novità, c'è questo L2 nuovo, insomma voglio andare a fare per gli abbonati un riassunto di certi movimenti, diciamo tattici, a livello tattici un po' speciali e poi dopo vi voglio andare a spiegare alcune chicche. E poi comunque farò anche un video gratuito dove spiegherò alcune cose nuove appena capirò bene questo aggiornamento. Però per gli abbonati sicuramente farò una cosa un po' più ricercata e anche delle tattiche, dei movimenti che sono un po' più, diciamo, da esperti, diciamo così. Bene, ragazzi. Allora, oggi andiamo a fare questo spacchettamento, però prima voglio ringraziare e salutare tutti i miei abbonati che qua aumentano sempre di più. Grazie mille di questo supporto. Ah, voglio anche salutare tutti i nuovi perché ragazzi stiamo salendo anche di iscritti, quindi grazie, grazie mille. Quindi voglio salutare gli abbonati e saluto e ringrazio Cristiano Biselli, Danilo Panza, Pietro Antonini, Martin Puntara, Alessandro, Francesco Napoletano, Capa di Chezzi, Gianluca Milani, Michele Cavallo, James Graffiedi, Gabriele Lorenzetto, Giovanni Diorio, e Joyce Gaming House, Matteino 78, BP Game Show, Pensil, The Legend Killer 82, Andrea Felicioli, Jerry 92, Pietro Gioia, Trinità e poi un nuovo abbonato che ci siamo anche sentiti perché vuole creare una squadra, Alessio Miozzi. Grazie mille che ha fatto il Magic Intermedio. Come vedete, tutti i livelli è cambiato il nome da Magic, è arrivato con la Y perché sto cambiando anche il logo, sto cambiando il nome, sto cambiando tutto. Voglio creare un logo e un nome che quando si vede capite subito a colpo d'occhio che sono io. Non pensavo che il canale prendeva piede in un anno e quindi voglio buttare giù le basi fondamentali per un canale, per un futuro grande su YouTube Italia. Ci proviamo, ma tutto questo senza di voi non è possibile. Quindi vi chiedo sempre il massimo sostegno, subito con un like per cortesia e poi anche per i commenti a fine video. Fatemi sapere quanti giri gratis avete avuto voi, chi avete trovato. Io leggerò tutti i commenti e non vi preoccupate, rispondo a tutti. Ragazzi, siete una community fantastica e quindi andiamo a spacchettare. Spero che vi divertite a vedere questo spacchettamento. Allora, ragazzi, stavo anche pensando magari più avanti di fare qualche video ogni tanto, adesso mi devo organizzare, di fare qualche analisi dei giocatori. L'avevo iniziati, poi li avevo abbandonati. Può essere che quest'anno torna anche fuori qualche video sopra, vedo che stanno aumentando tanti giocatori con questo nuovo aggiornamento. Se continua così, che ne escono parecchi, potrei fare un video dove andiamo a parlare anche almeno delle carte più interessanti che possono far uscire in eFootball 2025. Ragazzi, ma noi ci concentriamo qua oggi.
Ragazzi, 60 giri gratuiti, 30 oggi, 30 domani, quindi anche domani venite per vedere cosa troverò. Ci sono, se non sbaglio, 20 epiche e tutte le altre carte sono interessanti. Chiaramente certe carte le ho già, come questo Alan, io ce l'ho già, questa rapace d'aria, però tipo questo Rodri, se avviene, è molto interessante e io non ce l'ho questa carta, quindi mi piacerebbe averla. Poi dopo chiaramente ci sono delle epiche incredibili, a partire da Franco Baresi, che vorrei tantissimo, a partire da Edgar Davids, che non vedo l'ora di trovarlo e spero di trovarlo, soprattutto questo Guti molto interessante, anche Van Nistelrooy l'ho saltato ma non è male, non è male, e poi ci sono altri, questo David Seaman lo vorrei a tutti i costi perché portiere difensivo sempre B, legend, non ce l'ho epica, e poi dopo ragazzi insomma ce ne sono tanti altri, sto Zio Roberto mi ha detto che è sorprendente, mi piacerebbe Petit. Dixon sarebbe interessante perché un difensivo con Costa Curta fare la coppia dei due difensivi comunque epici, Petit, insomma ce ne sono di carte veramente interessanti e niente, vediamo cosa troviamo in queste carte. Le altre non le ho viste praticamente tutte, cioè non le ho viste tutte ragazzi, qualcheduno, questo Costici esempio ce l'ho già, insomma andiamo a vedere cosa troviamo. Bene. Io direi di iniziare, di partire e ringrazio ancora comunque tutti i nuovi iscritti. Ragazzi, grazie per il sostegno, quest'anno io mi aspetto un anno enorme. Ricordo anche che inizierò con un secondo gioco che ora vi dirò molto probabilmente è tutto un altro gioco, non è un altro gioco di calcio. E potrebbe iniziare a novembre-dicembre, quindi mi potrò dividere in due giochi. Ma vediamo poi dopo come andrà, poi dopo se vedo che le cose invece non piacciono, comunque faccio perso a ridimensionarmi, tornare solo su eFootball. Vedremo in futuro. È un anno di cambiamento, ma è un anno dove veramente voglio crescere su questa piattaforma. Bene, ragazzi. Siamo pronti, partiamo con il primo giro. Primo giro, ragazzi, è per riscaldarci, però vediamo se Konami vuole darmi qualcosa. Ragazzi, su 60 giri, 20 epiche, io spero di trovare almeno 10. Contiamole insieme. Primo giro, vediamo. Ok, si è acceso tutto il verde, ragazzi, non ho ben capito come funziona quando si trovano, ma questo mi piace il fatto di non saperlo perché è una bella sorpresa quando vengono fuori. Abbiamo trovato Endo. Ragazzi, non so chi è, non sto scherzando. Va bene, mediano. Partiamo molto male, manco lo conosco, però vabbè, magari un collante. Ragazzi, allora, collante, chiaramente faccio lo spacchettamento, faccio 30 giri, ma li andiamo anche a vedere chi troviamo. Un collante molto interessante, 1,78, non mi fa impazzire come altezza. Vediamo che non è velocissimo, però buoni passaggi, costa 31 livelli di crescita, incrollabile, alta precisione, piede debole. Piede destro, può fare anche il terzino difensore centrale, a me non interessa, ma potrebbe interessarmi il difensore centrale. Magic senza stile, ma per i video degli abbonati, il numero 9, che è anche il mio modulo che adesso sto iniziando a fare anche quando inizierò a fare la scalata, per quel modulo 9, quel difensore centrale senza stile molto interessante. Un Magic che fa delle formazioni con dei giocatori posizionati senza stile. Eh sì ragazzi, però sono nei video degli abbonati, quindi se volete vedere quei video, abbonatevi a 2,99€, vedrete tutti i video del modulo che sto parlando, il modulo che utilizzo io è il numero 9 degli abbonati. Molto interessante, vedrò. Comunque, una pescata che alla fin fine niente male. Allora, non sono andato ad analizzare le abilità, mi sono scordato, pazienza, lo andrò a vedere poi con calma. Andiamo con il secondo giro di oggi, ragazzi. E qua si parte, secondo me questa ragazzi, io non sono un genio a capire bene, ma secondo me qua ci siamo. Ed è lui, Seaman, è quello che volevo. Se si pronuncia così, non lo so ragazzi, chiedo scusa se ho pronunciato male, ma lo volevo, ve l'ho detto prima e sono contento di aver trovato questo portierone ragazzi, perché andrò a fare il suo progresso pian piano con calma da solo, poi dopo ve lo farò vedere, ma secondo me è devastante. Non ha un gran salto, però ragazzi, alto 1,93, è un portiere difensivo, sta nella porta e ragazzi, queste non hanno super estensione, ve lo dico già, ma ragazzi,
Tutto il resto supererà il 90, ne sono sicuro. In più c'è questo boost, vedete, infatti l'estensione non aumenta, ma ha questo boost che va a fare più 2 in tutto il resto. L'unica rimane appunto l'estensione, ma è 1,93. Vedrò come si comporta, magari con un bel contrattacco questo non lo toglie nessuno. Sicuramente con contrattacco lo preferisco a dita. Andiamo a vedere appunto qua, ha rimesse profonde da PT para rigore. Dovrei soltanto applicargli la traiettoria bassa, perché quello per me è fondamentale col contrattacco, lo dico sempre. Va bene, bene, ragazzi, un collante che comunque non era, sembrava male. In più, ragazzi, secondo giro, prima epica. Se continuiamo così, le troviamo tutte 20, ma sicuramente football non sarà così buono con noi, però un'epica di cui volevo ce l'ho. Manca Baresi e Edgar Davids, poi le altre, ragazzi, io mi accontento anche di quelle tre. Mi sarebbe piaciuto se dentro c'era anche Gullit e Vieira, ma non ce li hanno messi, ragazzi. Ah no, c'è anche Petita, ragazzi, che mi interessava. Campionato italiano, Udinese, non lo conosco, ragazzi. Difensore centrale, andiamo a vedere, andiamo ad analizzare questo difensore centrale. Lento, 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 sviluppo lento, ma fisico, fisico. E con questo gameplay, che mi sembra che il fisico è molto importante, chissà se può essere un titolare. Colpo di testa, marcatore, muro, dominio pallate, scivolata, ha poca abilità, ma sono quelle giuste. Un'abilità aggiuntiva o due, se ce le ho, gliele potrei aggiungere. Potrebbe diventare un difensore niente male, ragazzi. Niente male. Con un passaggio alla sottarra che sicuramente con quei 25 livelli di crescita riuscirò a portarlo a più di 70. Quindi va benissimo. C'ha media incrollabile, ma poi c'è da vedere in game come si comporta. Ma anche qua non ritengo una brutta pescata. Andiamo con il terzo giro, ragazzi. Subito. E chissà se faremo anche un back to back, cioè due epiche di fila. Ma vedremo, vedremo. Portierone del Torino. Un po' inquietante. Allora, portierone del Torino, difensivo. Ok, traiettoria bassa, ecco. Quella traiettoria bassa lì la vorrei sull'altro portiere epico, Siman. 2-0-2, ok, interessante, ma ragazzi, sicuramente è meglio l'epico, non penso. E portiere difensivo, Savic. No, ragazzi, lo possiamo già svincolare e prendiamo quei 4 token che mi interessano parecchio, parecchio, parecchio. Lo svincoliamo, ragazzi. Quello che non mi piace lo svincolo già per non creare il club. Comunque capirete già così come faccio io quando spacchetto questi giri gratis. Queste analisi, ragazzi, le faccio anche da solo. Qua si accendono luci colorate, ma a volte mi è già capitato così, ma non erano epici, ragazzi. Quindi, calma. Botman. Newcastle, penso. Andiamo avanti, vediamo difensore centrale, sì, Newcastle, difensore centrale, un 83 con 20 livelli di crescita, non è tantissimo, molto molto lento, ma molto di contatto fisico alto, ed è anche mancino, mancino interessante, marcatore, intercettazione, muro, dominio palleati, scivolata, spirito combattivo, queste le ha praticamente tutte, interessante, lo teniamo, ragazzi, lo teniamo lì. Oh, molti difensori centrali di sviluppo. Epica! Ho capito, quando fa tutte queste luci fuori e dentro, è un'epica. Vediamo se Franco Baresi o Edgar Davids o qualsiasi altro, Irwin, ragazzi. Ma va bene, benvenuto Irwin nel club di Magic Gamer. Io, ragazzi, vi faccio vedere tutto, non salto queste cose. Il video riguardo lo spacchettamento, è bello farlo vedere. Perfetto, terzino sinistro, offensivo. Porca miseria! Incrollabile, alto, regolarmente. Piede debole, 1,73. Doveva averci una pecca, un po' bassino. Però è un terzino. Un body type, contatto fisico. Lo portiamo verso il 70. E poi, ragazzi, a tutte le statistiche. Più del 70. Che cartina questo qua.
Vi dico un'altra cosa, a me Roberto Carlos, ragazzi, non mi sta piacendo più di tanto, non mi ha sorpreso. Da quella parte lì c'ho il terzino sinistro, se non sbaglio, dell'Arsenal che mi convince molto di più, ma questo Dennis Irwin è molto molto interessante. Cross calibrato! Il Magic sta già pensando a come usarlo. Per andare a crossare, specialista dei rigori, tanta roba. Intercettazione, scivola. Ci manca qualche abilità, ci vorrebbero 4-5 abilità da aggiungere, ma questo terzino diventerebbe incredibile, ne sono sicuro. Vedrò come trasformarlo col tempo, con i GP, con le varie abilità, vedremo, vedremo. Comunque, 6 giri, 6 giri, 2 epiche. Io voglio quel Franco Baresi. Back to back, non credo, ragazzi. Non credo. Ma Jackson, Chelsea. È una punta. 80 la partenza, livello 26, opportunista. È un opportunista comunque alto, 1,86, anormale, poche abilità, veramente poche, non direi di... No, ragazzi, questo non lo tengo, mi dispiace. Salutiamo, ragazzi. Andiamo subito con l'ottavo giro. Piacerebbe fare un back-to-back. Back-to-back, ma non lo fa. Van der Ven, Tottenham. Ragazzi, le pronunce mie faranno schifo sicuro, quindi non prendetemi in giro, sotto nei commenti per le pronunce. Sviluppo, un altro sviluppo, forte fisicamente, però è veloce, ma non c'è accelerazione, e quella è una grossa pecca. Alta, forma normale, colpo di testa, Murci, dominio, palle alte, rimessa laterale lunga. Questa rimessa laterale lunga, ragazzi, viene sfruttata poco da quasi tutti. È interessante invece come... Mancino, tra l'altro, però è normale. Sono in dubbio se scartarlo o no. Lo teniamo, ragazzi, c'ho alcune idee da provare. Lo manteniamo. Uff, colorato e tutto, ma non vedo quelle luci esterne. No, non è un'epica. Ah, no, è un'epica. Ah, è un'epica, sì, ragazzi. Come no? Sì, allora non ho capito come si fa a capire quando è l'epica. No, non l'ho capito, ragazzi. Mendieta. Barcellona, esterno, CLD, un ruolo molto molto interessante, regista creativo, forma normale ma è sempre B, non mi interessa, piede di precisione molto alta, frequenza piede debole regolarmente, ma chi sei? Wow, cioè ben dietro, so chi è, tra virgolette, tecnica, ok, regista creativo. Doppio tocco, sombrero, contro di suola, colpo di tacco, passaggio di primo, passaggio filtrante, passaggio calibrato, cross calibrato, esterno a giro, e lui spero sia destro, sì, con l'esterno a giro, perfetto, bella, bella carta, bella carta. Peccato quell'altezza lì, fisico, c'è da vedere con questo gameplay fisico quanto conta, sembra tantissimo, vedremo, vedremo, c'ha solo un booster, non c'ha il doppio booster, però va benissimo, benissimo così. Ok, ragazzi, questi giri sono tutti gratis, quindi andiamo con il decimo giro. Finora dovremmo essere a tre icone. Ragazzi, se ogni 10 giri trovo tre icone, siamo sulla buona strada, ne troviamo 19. Ricci del Torino. Oh là là là. Questo è interessante, ragazzi. È
Interessante, un tra le linee interessante, buone statistiche difensive, a parte il comportamento difensivo. Ok, però abilità giocatore molto molto basse. Non sono un gran tifoso del Torino, non è, mi dispiace. Poteva essere interessante, ma poche abilità, troppe da aggiungere per togliere il posto a certi giocatori che ho già. E ragazzi, i primi 10 giri sono andati. Vediamo adesso subito l'undicesimo giro. Io vedo sempre quel Baresi, io lo guardo ogni volta che clicco per entrare in un nuovo spacchettamento, un nuovo giocatore, io lo guardo. Davids, ragazzi! È arrivato. Mi manca solo Franco Baresi per i tre che volevo io. Ci siamo. Edgar Davids, incontrista, ragazzi. Mamma mia, questo ragazzi mi prende molto, soprattutto il giocatore, perché nel gioco proprio lui. Incrollabile, alta, raramente, peccato perché raramente, però è la verità, giocava sempre di sinistro, duelli, ragazzi, sì, giusto, giusto, la grande resistenza, comportamento, poi io lo farò un po' particolare, ho in mente di fare un gioco un po' particolare con questo Davids, ragazzi, lo vedrete. Io voglio solo che ha spirito combattivo, non lo vedo. Ah, in fondo, perfetto. Spirito combattivo, intercettazione. C'è il controllo di suola. Questo qua gli vado a dare un bel doppio tocco. Mamma, e questa titolarità non la toglie nessuno. Chiaramente, io non uso molti mediani incontristi, lo so, ma c'è il modo per inserirli. E il Magic ce la farà sicuramente. Quindi non vi preoccupate. Altri 19 giri prima di salutarci, ragazzi. Uff, back to back. È arrivato il back to back, lo volevo e l'ho trovato. Questa è una pica per forza. E poi se il back to back è Franco Baresi, sarebbe il top. Back to back con Baresi! Mamma mia! Incredibile! Me li sta dando tutti quelli che voglio. Bravo eFootball, bravo Konami. Ci siamo messi d'accordo, gli ho fatto una chiamata, mi raccomando, devo fare un video, mi raccomando, spacchettamento interessante. Ragazzi, questo è solo culo, tanto culo. Ci vuole, ci vuole, ci vuole 27 livelli di crescita. Ho già guardato sull'app come diventa, ragazzi, diventa bestiale, secondo me è molto interessante, uno sviluppo, tra l'altro li uso molto. So che l'altezza non è, diciamo, delle migliori. Però, ragazzi, c'ha il salto 82 che aumenterà di parecchio. Colpo di testa non sarà un gigante sicuramente, ma allora, difesa 3 sicuramente è fondamentale. Insieme a usare Beckenbauer e come esterni. Difesa 2 chiaramente lo devi mettere con un altro giocatore alto. Lui con lui con Ambrosini no, mettere con Araujo tipo, ok? Cioè, o scelgo lui o scelgo Beckenbauer, ma Baresi tutta la vita. Ah, l'accelerazione l'aumenta, tanta roba però, anche il salto, bene, inizia già a cambiare. Passaggio di prima, calibrato, ma scavalcare, marcatore, intercettazione, muro, scivolata. Questo qua, difesa 3. Devastante il possesso, questo qua. Qua non perdo un pallone, ragazzi. Mamma mia. Sono contentissimo. A questo punto, perché no? Puntiamo anche a lui. Eh sì, ragazzi, se no non c'ho più il gusto di dire, in 12 giri ho mandato tutto quello che volevo. Allora, rimasto Van Nistelrooy. A questo punto puntiamo a Van Nistelrooy. E poi, oh, aspetta, aspetta, questo qua è veramente incredibile, ragazzi. Non è velocissimo, ma è altissimo. Altissimo. Questo qua lo metto nei calci d'angolo. Faccio un bello schema da calcio d'angolo. Ragazzi. Questo lo voglio. Voglio lui, Dixon, Petit e Van Nistelrooy. Sono i prossimi che voglio. Allora, 3 su 3 è impossibile, non ci credo. Ha già dato il back to back. Adesso per 1, 2, 3, 4 giri saremo scarichi. Lo so. Però comunque ci dà. Ah, no, 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 non mi interessa, non mi interessa, non mi interessa. Un portiere non mi interessa. Cioè, c'ho già Dida, c'ho già. Sì, ma non mi interessa. Anche se devo dire che non è male. Salto 71. Con 1,90 forma normale, ragazzi, però.
Ci prendiamo i token, molto volentieri. E siamo quasi a metà del video, ragazzi. Andiamo con il 14° giro. Non lo conosco, ragazzi. Andiamo a vedere la carta. A volte si nasconde le sorprese. Terzino offensivo. Non dico altro. Andiamo avanti. Facciamo finta che non abbiamo neanche girato. Era pessima come carta, ragazzi. Ce le aveva tutte. Tutte. Cose negative le aveva tutte. Mamma mia, che difensore che abbiamo trovato! Bestiale, non l'avevo visto che c'era. Tanta roba, questa vale come un'epica, ragazzi. Questo vale come un'epica, anche lui, mancino, ragazzi. Si potrebbe utilizzare un terzino sinistro per un possesso palla, si potrebbe utilizzare centrale, 1,85, c'ha comunque un bel salto, un buon colpo di testa, c'ha 25 di crescita, questo diventa devastante, ragazzi. Questo lo teniamo. Sicuro, ragazzi, 15 giri fatti, ne mancano altre 15, ma abbiamo trovato già tante bellissime epiche. E forse si continua, ragazzi. Ma che spacchettamento è? Ullala, sempre a Barcellona. Luis Garcia, se ho letto bene. Andiamo a vedere. Ah, c'è anche Guti, ragazzi, mi stavo scordando. Petit, Guti, Dixon, ce n'è. Eda, sì, Luis Garcia. Eda, quindi non ha la prolifica, immagino, sì. Ha la prolifica, però non ne ho epiche. Non male, non male. Colpo di testa, 1,77. Non male. Mancino. Tiro giro esterno, ce l'ha, che non mi interessa, a dire la verità. Potevate darci qualcos'altro. Controllo di suola, un doppio tocco. Controllo di suola, doppio tocco. Interessante, inizia a diventare interessante come giocatore. Statisticamente non mi diceva niente perché comunque è una finalizzazione. Vabbè, 1,77. Lo proveremo. Non mi fa impazzire a vedere, ma lo proveremo. Ragazzi, spacchettamento bellissimo. Poi il back to back. Davids, Varesi, secondo me vale tutto il video quel momento lì. Joao Pedro, ragazzi, Joao Pedro, lo adoro, giuro, giuro, lo adoro come giocatore, l'ho sempre adorato. Attaccante, questa è pasta del Magic, attaccante di rientro, Joao Pedro, lo tengo, solo perché attaccante di rientro e perché è Joao Pedro. Sì. Le fantacalcio con Giobbe. Tanta roba. Peccato che adesso è quello che è, insomma, adesso. Questo è bruttino, eh. Io non so chi sei, ma però. Taglio al centro, CLD. Sia CLD che CLS mi fa. Forma normale. Mamma mia. Mamma mia. Come distruggere la positività che stavo cercando. Ma interessante per i ruoli che fa, ragazzi, però c'è Lione, club. Troppo poca abilità. Non c'è niente di. Andiamo avanti. Voi direte, tieni per le sfide Magic. Le sfide, ragazzi, non ho il tempo di farle. Non ho il tempo di farle. Non ho il tempo neanche di iniziare a fare il camo. Eccolo qua. Tutti li stiamo chiamando. Tutti. Ragazzi, io ho una full epica adesso. Tutti. Non vedo l'ora di prepararli tutti e metterli nella mia squadra e iniziare con voi questo campionato. Tutti ragazzi, tutti, tutti, tu se continui così è devastante. Onnipresente, questo sarà titolare. Mamma mia. Questo
Marcatore, intercettazione, scivolata, passaggio scavalcare, passaggio calibrato, il controllo. No, sì, controllo di suola. Doppio tocco anche a lui, via, col controllo di suola. Mamma mia, cosa sto creando? Cosa sto creando? Da vedere così non sembra eccezionale, ma non mi interessa che finalizza, mi interessa che faccia centrocampo e va benissimo. Incrollabile, 84 resistenza, perfetto. Perfetto, la velocità la solleveremo, ho 31 livelli di crescita, ragazzi, un 85 a centrocampo col booster di resistenza e velocità. Mamma mia. Bene, bene. Andiamo a fare gli ultimi 11 giri, ragazzi, prima di salutarci per oggi. E voi direte, domani cosa lo guardiamo a fare? Magic, cosa lo guardiamo a fare domani? Tutto hai trovato oggi. Ce ne sono altre domani, non vi preoccupate. Caicedo, secondo me questo sapete che fine fa. Andiamo a vedere però. Onnipresente. O a vedere così sembra meglio di Petit, però. Non sto scherzando. È qua che manca. Tutte queste abilità. 1,78. Detto una cazzata. Sembra meglio di Petit, ho detto proprio una cazzata. Beh, una cazzata in un video devo dirla, no? Allora, andiamo avanti. Ragazzi, quante epiche abbiamo trovato? Beh, se vuoi darmi Rodri, mi manca. Così tolgo via quello normale. Palmer. Mamma mia, questo giocatore qua, ragazzi, quello gratuito mi ha fatto veramente pietà. Proviamo questo Palmer, non lo so. Trequartista. Se è regista creativo, ti scarto a priori. Giocatore chiave, ti scarto a priori. Ne ho già troppi, sono meglio di te, ti svincolo subito. Non mi interessi. Ne ho troppi. Troppi e nettamente più forti di te. Dico uno a caso, Cruyff, proprio così è. Bellingham, ciò. Alla prolifica? Alla prolifica. Taglio, no, taglio al centro. Incostante, molto alta. Ah, interessante come giocatore, ragazzi. Interessante, ma in costanti non la voglio. Non è male, non è male. 1,72 un po' bassino, poco fisico, ma soprattutto incostante. Se non è B, sempre non mi interessa. Io devo andare che i giocatori sono sempre in forma. Ormai è un club che mi permette di farlo, che tutti gli altri non mi interessano. Questo mi interessa però. E voi direte, dai, Magic, non ridere. Ragazzi, questo quando giochi in game è una figata vederlo con quei capelli qua. Non sto scherzando, è una figata. È un 4 stelle. È il più basso di tutto il pool. È un giocatore chiave. È 1,85. Anormale, ok, ma c'ha alto di piede debole. 1,85, giocatore chiave. Coinvolgimento difensivo, comunque aiuta anche in difesa. Ha aggressività. C'ha 28 livelli di crescita. Ragazzi, 25 anni, mancino. Ti può fare e da ESA che non serve a niente, può fare CC e trequartista. Sobrero, spazio di suola. Sì, c'ha poche. Ma per il look io ti tengo. Per il look. Lo useremo, ragazzi, lo useremo. E non sto scherzando, lo useremo. Lo useremo perché il look è il look. Ci vuole anche quello. Io quando vedo il cappello, dov'è il cappellone? Dov'è il mio giocatore chiave? Vedo il cappellone in campo e lo riconosco subito. Ragazzi, non so chi è. Mediano. Collante? Sì, collante. Dal fisico che avevi sembravi proprio da collante, non lo so. Intercezione, primo, marcatore. No, mi dispiace, ma non c'è più spazio per altri collanti come te. Ciao, ti saluto. Qua il club si inizia a fare interessante. Vediamo. Adesso per un po' non me ne sta dando, ma meglio così, così li teniamo per il prossimo video di domani, no? Che dite? Ce l'ho già. Ce l'ho già, ragazzi. Ce l'ho già. Vi dirò, non mi ha fatto neanche impazzire. Stessa identica carta. E non mi fa impazzire. Preferisco scartarlo.
C'era la storia che avevano detto che con tre carte uguali potevano dare, magari verrà fuori, forse era meglio tenerlo, non lo so, però vabbè, dai, se verrà fuori quella storia lì, ne rifaremo tre carte uguali. C'era le tre carte uguali, potevi scartarle e prendere qualcos'altro. Non credo che ci sia al momento. Lorente. Questo è interessante, ragazzi. Questo è interessante. Onnipresente che fa CLD. Sì, questo lo teniamo. Quando c'è un onnipresente che fa CLD, ragazzi, va sempre tenuto. E non ce l'ho lui, tra l'altro. Ultimi quattro giri, ragazzi, non dico incrociate le dita perché, anche se dovessimo finire così, va bene. Però se mi danno anche qualche altro giocatore, non piango. Vediamo, vediamo, vediamo. McKennie. Questo McKennie qua, io non ce l'ho. Non ce l'ho, è un onnipresente. So che non è male qua, però non preferisco scartarlo. Ormai ce ne ho troppi forti rispetto a lui. Ultimi tre. Scrivete nei commenti, secondo voi nelle ultime tre esce un'epica? Cosa ne ho di Depaul? Ne ho una valanga, ragazzi, non lo scarto però, vado a vedere quello più interessante. Questo mi sembra molto interessante, andrò a confrontarli con gli altri che ho con l'app e poi decido di tenerne uno. Allora, ragazzi, mancano due giri, in questi due giri, ragazzi, tipo questo Alaba ce l'ho, Rodrigo c'ho quello molto più forte, mi piacerebbe questo Rodri, mi piacerebbe questo Guti perché no, da provare, da utilizzare. E poi sì, lui mi piacerebbe Dixon. E poi gli altri ragazzi. Niente, ragazzi. Allora, che voglio io assolutamente, che mi piacerebbe, è il terzino difensivo e questo incontrista qua. Poi Evan Nistelrooy. Queste tre se le trovo va bene, ma non ne vado matto. Van Nistelrooy, tanto solo perché Van Nistelrooy. Perché secondo, vabbè, che con questo gameplay devo vedere il gameplay, perché questo gameplay dicono che il fisico conta molto, magari Van Nistelrooy dentro spacca davvero. Quindi magari prenderlo, perché no? Valverde. Allora, di Valverde, ragazzi, io ho già una versione che è devastante e penso che sia la più forte che c'è, quindi onnipresente, sì, svinco, magari no, perché magari è un giocatore chiave, allora potrebbe essere interessante. Ma ce l'ho già, ce l'ho già. Non che non sia, è un buon giocatore, ragazzi, eh. Era una buona pescata, ma ce l'ho già, c'è la versione migliore. Bene, ragazzi, ultima pescata di oggi e poi ci salutiamo, ma domani siamo qua per andare a trovare gli altri due epici, altri tre epici, perché questo non lo è. Witzel è molto interessante, però, eh. Eh sì, ragazzi, collante, una carta niente male, molto alto, dovrebbe essere un collante, lui è sempre stato un collante, e nei anche vecchi football, anche vecchi PES, ed è ancora un collante. Ragazzi, è molto interessante, peccato per quel comportamento offensivo, palla al piede, quella velocità. Però quella velocità lì, c'ho Rijkaard, ragazzi, io. Quella velocità lì con i giocatori che troviamo adesso contro, non si può vedere, però è una buona carta, secondo me, se uno non ha altri collanti come me, che c'ho epici come Rijkaard. Bene, ragazzi, andiamo a fare subito, subito, con 30 giri, andiamo a vedere un attimo tutto quello che ho pescato. Questi 30, ragazzi, li andiamo a spacchettare domani. La mia squadra, e abbiamo trovato, a parte delle belle carte interessanti, non epiche, abbiamo trovato Manuel Petit, Luis Garcia, Franco Baresi, Mendieta, Davids, Irwin e Seaman. Ragazzi, abbiamo trovato 7, se non sbaglio, epiche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 epiche. 3, 4, 5, 6, no, 7, 7 epiche, ragazzi. Di cui Franco Baresi che volevo, Davids che volevo e Seaman che volevo, ragazzi. Quindi sono contento. Manuel Petit comunque è una buona pescata. Ma anche Mendieta, anche lo stesso Irving, sono tutte belle carte, ragazzi. Ognuno, se può essere sfruttata bene, sono delle belle carte.
E questo, ragazzi, ho trovato l'altro giorno molto molto interessante. Guardate le statistiche, questo qua diventa un mattatore assurdo, ragazzi, ve lo dico già, assurdo. Bene, ragazzi, peccato per il comportamento offensivo, parla del piede. Bene, ragazzi, io direi che ci salutiamo qua per oggi. Fatemi sapere se vi è piaciuto lo spacchettamento. Direi che non è andata affatto male. Fatemi sapere voi cosa avete trovato e fatemi sapere se mi avete odiato un pochino per tutto quello che ho trovato. Fatemelo sapere sotto nei commenti. Ragazzi, odiato in senso buono, mi raccomando. Un abbraccio, mi raccomando, un bel like, sottoscrivete un bel commento e noi ci sentiamo appunto proprio nei commenti e ci vediamo domani per un prossimo video. I prossimi 30 giocatori che entreranno nel club di Magic Gamer. Ciao a tutti!